benvenuti a Imola al campionato di National Trophy. Ora andiamo a vedere il primo turno di prove libere di questa mattina. Ad entrare sono i 600 e quindi i nostri piloti Davide Cheli e Pontoni. Andiamo. Problema tecnico, il pilota è Cheli e andiamo a vedere cosa è successo. Ho preso il cordolo interno, mi ha fatto da perno e mi ha portato via davanti. Andiamo a fare acquisti per il team. Siamo sempre qui nel primo turno delle prove libere e adesso è il turno dei 1000 e vediamo come va il nostro pilota Daniele Zinco. Vediamoci qualche passaggio di questo punto che si chiama la variante bassa. Qui adesso stiamo entrando per il primo turno di qualifica della National Trophy. Questo tempo e sappiate che è una donna. Sta muova, I love you. Come sono andate queste qualifiche? Pensavo meglio. Dai, ci domani faremo nella qualifica 2. Questo è il sogno di ogni motociclista. Fine della prima giornata di prove libere, ecco l'ora, ecco il team, lo staff, cosa sta facendo ancora. Buongiorno ragazzi, siamo nel giorno di sabato e i ragazzi si stanno preparando per la qualifica, per la posizione e partire in gara al National. Bravissimo. Che cosa girerà Imola? Qualcosa di indescrivibile. E da? Pelo. Quello che piace a me. Ci vogliono 32 giga di memoria per far vedere tutte le gambe di questa ragazza più o meno. Sono 10 giri, distanza proprio classica per il National Trophy. Ecco, anche questa è una notazione molto interessante. Riesce a fare più strada e comunque è una pista dove ci vogliono i testicoli. Qua intanto c'è una caduta, sempre al tamburello, dovrebbe essere il numero 80 se non vediamo male.
comunque pilota incolume, direi, quindi problemi, insomma. Sta veramente dicendo a Ruiu, guarda, ci sono anch'io, attenzione alla rimbalza, all'interno, largo Ruiu. Ci siamo sdraiati, all'ottavo giro. Tu sei tutto a posto, sì. Mi spiace perché potevamo fare una bella gara, ma va bene così, esperienza. Già che sto là davanti, mi piace. E subito dopo i 1000 adesso è il turno dei 600 con i nostri piloti Echeli e Pontoni. Molto veloce, forse il pattinamento e spinge sul davanti. Quella è una bruttissima sensazione. Allora, intanto Pontone ha ricucito su Pusceddu. Attenzione, Pontone ha girato in 53,4, è stato velocissimo. Ecco, comunque ballano 7 decimi nell'ultimo passaggio, quindi Pontone sta girando effettivamente molto più forte di Pusceddu. E tutto può ancora succedere per quanto riguarda la prima posizione fra Pusceddu e Pontone, che sono due grandi interpreti. Sì, diciamo che adesso in questo momento la caduta di Pusceddu. Attenzione, la moto finisce, meno male che Pontone se ne è accorto in anticipo. Guarda il replay, la traiettoria era giusta, aveva forse un po' di freno in mano ancora. Diciamo che secondo me ha azzardato un po' troppo. Ragazzi, prima posizione di Pontone, grande. Sono contentissimo, avevo un gran passo, la squadra, ripeto, ha fatto un gran lavoro e veramente soddisfatto. Con questo caldo non era facile, però abbiamo messo a posto la moto nelle prove, sono arrivato negli ultimi giri che ne avevo di più e questo è il risultato. E ecco, ringrazio ancora tutti quelli che credono in me. Ma ci concediamo una buona cena per lo stand e per il campo. Ti va dopo? Sì. Di buongiorno a tutti, ragazzi. Tra mezz'ora si entra gara 2 di domenica. Manca pochissimo la partenza, ora lo sentirete. Sì, diciamo, può essere per tanti vari motivi, ecco, generalmente. Sì, hai notato quanto Magnoni e Farinelli stanno perdendo, ha cominciato a tirare 55-0, 54-9, quindi. Ma attenzione perché ci siamo. Ultimo giro, National Trophy 600. Ora ragazzi, è il turno delle 1000. Pilota Daniele Zini, vi andiamo a trovare in griglia. Così, qui ad Imola,
che sono tre giorni in fila che vedo correre piloti, tute pazzesco, ho detto ok, devo farmi una tuta. E quelle che mi sono balzate all'occhio per bellezza e forma sono della Aua Racing. Ciao Cesare. Ciao Stefano. Tutto bene? Ho un sogno nel cassetto. Una tua tuta. Facciamo. Spero vi sia piaciuta questa esperienza National Trophy. Se volete migliorare o approcciarvi al mondo della pista e migliorare le vostre performance, scrivete a Bike & Motor o qui giù nei commenti, ma soprattutto iscrivetevi alla pagina Moto Missione.